Vi volevo comunicare che mai come oggi il governo ha posto così tanta attenzione alla montagna. Dopo il fondo che abbiamo messo di 200 milioni per l'ammodernamento degli impianti di risalita, arriva questo decreto con altri 30 milioni a disposizione per le regioni della dorsale appenninica. Arriva adesso, in estate, perché vogliamo dare tempo agli operatori di potersi organizzare. Questo è un elemento nuovo ed importante, perché crediamo che proprio quello che è mancato fino ad oggi per il comparto, che non hanno potuto organizzare quelli che sono i flussi turistici e gestire il turismo, e quindi dobbiamo renderli strutturali. Insomma, organizzazione, visione e gestione. E ciò che mancava al comparto. E invece ad oggi quello che noi vogliamo fare è dare sempre di più la possibilità agli operatori di fare tutto questo nei tempi utili. Insomma, che diventino strutturali queste misure. Questo è anche quello che abbiamo scritto nel nostro piano strategico o industriale del turismo.